La sera prima del fatale giorno, Fantozzi e Filini fecero un miserabile, disperato tentativo. Pronto, ragioniere? No, mi vorrei ritirare. Allora vuole fare la coppa? No, la coppa no. Oh, d'altra parte, guardi, è facilissimo. Okay. Io le ho preparato anche il testo. Vabbè. Non c'è che da leggere. Adesso io le faccio una prova di come dovrà fare lei dopo. Stia attento. Pronto? Il visconte Cobram? Camuffi la voce, però, benissimo, eh? D'accordo. Qui parla l'illustre clinico Bergman Valadier. Che sarei? Sì. Ho visitato i suoi dipendenti, signor Visconte, ragionieri Filini e Fantozzi, e ho riscontrato in entrambi la sindrome di Meunier. E pertanto sconsiglio, anzi proibisco, che partecipino alla sua bella iniziativa sportiva, altrimenti io declino ogni responsabilità. Grazie, buonasera, eh? Facilissimo. Sì, però lei non ha fatto il numero senza numero. Senta, vuol partecipare alla coppa? No, la coppa no. Oh, e allora forza. Dunque camuffiamo la voce. Molletta. Patata. Apra la bocca. Oh, imbuto. Lo regga. Asciugamano che copre. Oh, e ora... Tengiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame, questo è il testo, vado, eh? Non capisco. Faccio l'accento svedese. Lo sa fare? Lo faccio, va bene. Oh, faccio il numero. Ecco. 3, 4, 7, 8, 1. Nella conca! Svedese! Muovi! Fantozzi, è lei? Contento? Vede? Mi ha rovinato tutto. Accento svedese. Non capisco. Mi viene da vomitare. Ah, figuriamoci. Senta, vorrei dare un ultimo bacio. Alla babuina, alla Bertuccia, all'Albertina, come si chiama? Mariangela, mia figlia. Vadi. Grazie. No, eccolo qui, mio angelo. Addio, tesoro mio.